40 tesserati da giovanissima juniores e per la Coltano Grube, società esemplare nell'insegnare i veri valori del ciclismo grazie alla famiglia Stefanucci, la quale ha saputo dare esempi lungimiranti in questo sport, come la costruzione del ciclodromo, vero gioiello per i giovanissimi del pedale, il reclutamento di tanti giovanissimi con una crescita costante negli anni, e così la Coltano Grube anche per la stagione 2011 è al centro dell'attenzione e dell'interesse in campo nazionali. Anche quest'anno, dopo una stagione 2010 ritenuta una delle più belle in assoluto per la società, i dirigenti, tra i quali anche uno dei giovani della famiglia, Lorenzo Stefanucci, sono presenti in tutte le categorie, dagli juniores ai giovanissimi. Aumenta il numero degli allievi, la squadra juniores è sempre agguerrita e forte, così come quella degli esordienti. Tra i nuovi sponsor, il credito cooperativo Val di Nievole, oltre a Taccini, MAF, MF, Pasquini Allori, EMA, Le Village, PS, Grube Costruzioni ed altri. Per quanto riguarda le formazioni, la squadra juniores si compone di Matteo Lorenzini, Matteo Punziani, Igino Rosellino, Salvatore D'Angelo, Francesco Pasquini, Alberto Michi, Gabriele Cafaro, Anthony Dolciamore, l'unico riconfermato, Davide Schipelliti, Gabriele Mancuso, Giuseppe Ciliberto, quest'ultimi tre che arrivano dalla Sicilia. I direttori sportivi ancora Salvatore Palumbo, Etelbo Arzilli, Diego Guardi e Alessandro Mansueto. La squadra allievi, diretta da Ettore Stefanucci, presidente tra l'altro della società, comprende Massimiliano Susini, Alberto Turchetti, autori l'anno scorso di una splendida stagione come esordienti, Luca Biagini, Emanuele Murtas. La formazione esordienti con Emanuele Mazza, Matteo Novelli, Samuele Luppichini, Gabriele Puma, Mattia Bevilacqua, guidata da Siliano Orsucci, da 14 anni nella società, e Lorenzo Stefanucci. Infine il gruppo giovanissimi con Alessio Gradassi, Gaia Bevilacqua, Vincenzo Fabbrica, Matilde Foggi, Lorenzo e Matteo Grandi, Vittorio Puccini Grasci, Federico e Matteo Moriconi, Vladislav Mirioniuk, Daniele Sbrana, Filippo Stefanucci, Sofia Turchetti, Edoardo Orsetti, Jacopo Gamba, Marzio Freschi, Andrea Brogi, Demir Bigi, Simone Biagini, Marco Bertini e Sandro Lorenzo. Guiderà il gruppo dei giovanissimi, come sempre, Rosario Stefanucci. Vicino all'Unione Ciclistica Coltano Grube, il credito cooperativo della Val di Nievole in questa stagione 2011, siamo con il signor Leonardo Quiriconi, che è il direttore generale. La vostra banca la incontriamo spesso vicino alle società sportive, a livello professionistico, uno per tutti, ricordiamo il Gran Premio di Larciano, ma altre manifestazioni anche importanti, ora anche in provincia di Pisa. Sì, buonasera a tutti. Sì, da tempo la nostra banca comunque rappresenta un punto di riferimento per tutte le società sportive, che noi affianchiamo volentieri in funzione del fatto che riteniamo necessario sul territorio riportare quelle attività che la banca svolge in funzione appunto della propria attività. Riteniamo importante dare sostegno a queste società e riteniamo importante farlo in funzione dei valori che lo sport ha, che sono gli stessi del mondo del credito cooperativo. Il vostro impegno, per concludere, direttore, non si limita sicuramente al mondo dello sport, ma anche al mondo del sociale, al mondo della cultura, quindi siete impegnati anche nel sostenere altre iniziative, altre associazioni? Sicuramente, siamo impegnati da sempre nel sostegno di queste attività, abbiamo importanti iniziative, in particolare sul Montecatini. In questo momento stiamo progettando un intervento molto importante nel settore della cultura, e nel sociale da sempre siamo accanto a tutte quelle strutture e associazioni che sempre di più purtroppo hanno bisogno di aiuto e sostegno. Con l'assessore all'urbanistica del comune di Cascina, a questa presentazione della Coltano Grube, a sottolineare anche il sostegno, la collaborazione, l'impegno dell'amministrazione comunale di Cascina verso questa grande realtà dello sport giovanile che è la Coltano Grube ormai da molti anni, assessore. Sì, grazie.
Sicuramente noi stiamo lavorando all'idea dell'area pisana, quindi bisogna smettere di pensare ai singoli comuni separati, Pisa, Cascina, ma queste iniziative sempre di più hanno una valenza territoriale importante di questa città di 200.000 abitanti. Ci sono tantissimi bambini che corrono in questa squadra, che sono di tantissimi territori, dei comuni limitrofi. Chi ha fatto questo ottimo investimento appartiene a più comuni, quindi alla fine il territorio di Pisa, dove è dedicato questo impianto, ne è la parte destinataria, ma chi ne usufruisce rappresenta una collettività molto più ampia. Pensiamo che la messa in sicurezza, alla fine, dei bambini che possono allenarsi in un circuito senza veramente alcun pericolo sia un'ottima cosa, e sia soprattutto anche una sicurezza per i genitori. Ci sono bambini qui da 7 anni fino a 18, quindi sicuramente è molto bene che possano allenarsi in un circuito completamente dedicato a loro, quindi un'ottima iniziativa, e che va nell'ottica anche della sicurezza legata allo sport. Insomma, il ciclismo ha bisogno anche di questa parola, insomma, del concetto della sicurezza, e questo impianto consente veramente anche di poter articolare questo episodio della sicurezza legato a questo sport. Giacomo Bacci, in rappresentanza del Comitato Regionale Toscano, nella sua qualità di vicepresidente vicario per questa Coltano Grube Costruzioni, continua questa bella esperienza nel mondo del pedale. Qui si scoprono davvero autentici valori di questo sport. Ma credo proprio di sì, è una realtà importante, una realtà che ormai si è affermata nel tempo e che sicuramente porta un grossissimo contributo al movimento ciclistico della provincia di Pisa, ma sicuramente anche al movimento ciclistico della Toscana. È una realtà importante perché attività giovanile, ho visto diverse bimbe, quindi questo ci fa ben sperare anche per il futuro, visto che pian piano stiamo risollevandoci anche sul ciclismo femminile. Per non sbagliare, lo chiamiamo Rosario Gino Stefanucci, così anche per gli amici è conosciuto così, è il direttore sportivo per quanto riguarda la formazione giovanissima, la più numerosa, oltre 20 atleti, un bel gruppo su cui lavorare anche quest'anno, Gino. Sì, noi ci mettiamo sempre il nostro impegno. Insomma, abbiamo già trovato degli altri bimbi durante la stagione, senz'altro qualche altro tesseramento lo faremo. Insomma, noi ci mettiamo sempre il massimo impegno, e io devo ringraziare come prima cosa tutti i genitori, perché mi danno una bellissima mano, mi portano sempre bimbi che non finirò mai di ringraziarli, tutta gente che partecipa, che mi danno una mano. Senti, per quanto riguarda appunto questo gruppo, il fatto di avere questo ciclodromo di cui abbiamo elogiato tante volte la vostra realizzazione, perché siete stati voi come famiglia che l'avete voluto, sicuramente è un bel vantaggio per avere naturalmente giovanissimi da avviare a questo sport. Sì, insomma, noi si lavora molto bene con questa pista, perché veramente lavoriamo sempre in sicurezza. E le famiglie, vedo, ce le portano volentieri, poi i bimbi ci stanno proprio bene, siamo nel verde, siamo nella tranquillità, si allenano in sicurezza, veramente per loro è un gioco, e giocano, perlomeno giocano in sicurezza, ecco. Vedo nel calendario anche una gara per giovanissimi, quindi sarete impegnati anche sul piano organizzativo, a parte la Pisa Volterra nel mese di agosto per allievi. Sì, si fa la Pisa Volterra, poi abbiamo una corsa di esordienti che con il nostro amico Lupichini la faremo a San Frediano, qui vicino a Cascina, poi facciamo una corsa qui di giovanissimi, ora ce n'è una vagante il 9 d'aprile e ci sta che se faccia anche una qui il 9 d'aprile. Senti, invece per quanto riguarda il debutto, primo sabato del mese di aprile, avete già individuato la manifestazione? Ci sono due corse, o Livorno o la Mille Luci a Pistoia, ora non l'abbiamo ancora deciso, tanto noi decidiamo insieme ai genitori sempre, perché che sia, insomma, un po' comodo a tutti, ecco, per me, per non sacrificare nessuno, ecco. Quintetto di esordienti, primo e secondo anno, un solo atleta del primo anno, Bevilacqua, quattro atleti del secondo anno, siamo con Siliano Orsucci che assieme a Lorenzo Stefanucci guida questa formazione che l'anno scorso vi ha dato un'infinità di soddisfazioni. Sì, pensiamo, non credo si possa ripetere un'operazione come l'anno scorso, comunque siamo molto fiduciosi perché la squadra è ancora quella, però a volte le cose possono cambiare. Si tratta solo di aspettare la strada per avere delle conferme o meno. Comunque
cioè, speranze ne abbiamo, non è che si parte. Come sta andando la preparazione, Siliano? Ma la preparazione sta andando normalmente, come sempre programmiamo con Lorenzo, le cose stanno andando bene, ci ha un po' disturbato il tempo perché ci ha fatto saltare alcuni allenamenti, però stiamo recuperando, credo che stia andando tutto bene, insomma i bimbi vedo rispondono bene, poi sono ragazzi in gamba, c'è bisogno di spiegargli tante cose, sanno quello che devono fare. Un piacere lavorare qui alla Coltano Grube. Eh beh, se hai 14 anni credo sia una soddisfazione. Quindi conosci naturalmente tutti gli aspetti di questa società, ti sei sempre trovato bene e con questo entusiasmo ti appresti alla quattordicesima annata. Alla quattordicesima annata insieme agli Stefanucci e a Lorenzo, che insomma ormai sono diventato di famiglia anch'io, svolgiamo il nostro lavoro tranquillamente, sempre in comune accordo, non abbiamo mai avuto nessun tipo di discussione perché insomma ci capiamo al volo.